Ciao amici, bentornati sul canale Giornali del Popolo Italiano. Ascolti TV dati Auditel ieri sera mercoledì 23 novembre 2022, quanto ha fatto l'ultima puntata di Zelig su canale 5? Ieri sera, mercoledì 23 novembre 2022, è andata in onda su canale 5 l'ultima puntata della nuova edizione di Zelig, ma quanto ha fatto in termini di ascolti TV? Ecco tutti i dati Auditel e lo share. Leggi anche, Ida e Alessandro anticipazioni, la coppia torna a Uomini e Donne, la reazione di Riccardo Ascolti TV ieri sera 23 novembre 2022, quanto ha fatto l'ultima puntata di Zelig? Ieri sera, mercoledì 23 novembre, su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Zelig mentre su Rai 1 è andata in onda la partita Belgio-Canada. Di seguito tutti i dati, su Rai 1 la partita dei mondiali di calcio Belgio-Canada ha incollato allo schermo 5. 95.000 spettatori pari al 24%. Su Canale 5 la terza e ultima puntata di Zelig ha totalizzato 2.669.000 spettatori pari al 19,3% di share. Mondiali 2022 Qatar. Perché l'Italia non gioca? Come evidente dal calendario, l'Italia di Roberto Mancini non sarà presente ai Mondiali 2022 in Qatar. La nazionale azzurra ha visto sfumare la qualificazione per la seconda volta consecutiva, dopo aver perso l'accesso già a Russia 2018. Gli azzurri durante gli europei sembravano invincibili e il passaggio del turno sembrava davvero una formalità. Ma tutto è andato nel peggiore dei modi e l'Italia ha perso la sua possibilità. Dopo gli europei infatti l'Italia era ferma al primo posto con 9 punti contro i 7 della Svizzera. Ma il cammino degli azzurri si è complicato, dopo il pareggio contro la Bulgaria al Franchi del 2 settembre 2021. Poi il pareggio contro la Svizzera e vittoria contro la Lituania. Poi ennesimo pareggio in Irlanda del Nord. Il colpo finale è arrivato con il playoff contro la Macedonia, perso a causa del gol di Trajkovski che ha negato agli azzurri anche la possibilità di giocarsi la finale con il Portogallo. Cosa c'è stasera, 24 novembre 2022, in TV su Rai 1 e Canale 5? Lo scontro a colpi di ascolti TV di stasera, invece, vedrà la partita Brasile-Serbia su Rai 1 e la prima puntata di Passaporto per la Libertà su Canale 5. Non segui ancora su Instagram? Resta aggiornato con le novità sui programmi TV, gli ascolti TV di ieri sera 23 novembre, le curiosità sull'ultima puntata di Zelig e sulla programmazione di Canale 5 cliccando qui. E infine, grazie per aver guardato il video. Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante altre interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.